Convertitevi una volta verrà il giudizio di Dio. Educazione romana, fammi i soldi, non chiedermi nada. Non si lascia intimidire di fronte all'ennesima aggressione il prete antispaccio Don Antonio Coluccia, 47 anni, da 25 in prima linea contro la droga per la strada, che ieri un uomo a bordo di un grosso scooter ha tentato di investire durante una manifestazione per la legalità in una periferia di Roma, travolgendo un agente della sua scorta. Questa è la realtà di Roma. È una gomorra. Ok, ok. Non mi fermerò. Continuerò la mia battaglia nelle piazze di spaccio tra San Basilio, Quarticciolo e Torbella Monaca. Le prime parole del prete dopo l'aggressione di ieri nella periferia est di Roma. Tranquillo, qua non ti offendere. Sono le 18 circa. In via dell'archeologia, nota strada dello spaccio, il sacerdote partecipa ad una marcia per la legalità. Don Coluccia cammina in processione, come sempre armato di megafono e rosario. Un giovane a bordo di un grosso scooter lo riconosce, accelera, tenta di investirlo. Un uomo della scorta che segue il sacerdote interviene, viene travolto dalla moto e sbalzato a 10 metri di distanza. I colleghi della pattuglia intervengono, esplodono due colpi, uno ferisce al braccio l'aggressore che dopo una colluttazione viene catturato e arrestato. Si tratta di un 28enne di nazionalità bielorussa. Nello zaino aveva una mannaia e un martello. Non la prima aggressione ai danni del sacerdote, ormai simbolo della lotta alla droga e alla criminalità, che ha iniziato la sua battaglia a Specchia, in provincia di Lecce, per proseguirla a Napoli e poi a Roma. Alcuni mesi fa era stato colpito da una sassaiola per allontanarlo da una delle vie del Quarticciolo, dove la notte si spaccia. Una pioggia di sassi evitata grazie ad un albero. Lui va nelle strade più buie delle periferie, tra cocaina e crack, a portare la preghiera. Fa omelie notturne per la strada. Non uccidere, non roviniamo la vita delle persone. Percorre le vie della droga, quelle che lui chiama le strade blu, dal colore della plastica per incartare il crack. Beh, qui il crack è incredibile quanto crack qui vendono. Non scappare, vedetta, convertiti! In mano ha un megafono e un pallone per attirare i bambini e parlare con le famiglie. Con una convinzione. Se anche uno solo si ferma ad ascoltarmi, ho vinto io.